fratello, dai la mano, dagli un caldo benvenuto, mostra a lui volto sereno, dai la mano a tuo fratello, dai la mano. Evviva Gesù, alleluia. Gesù vi ama e noi vi amiamo nel nome del Signore. Vi benediciamo, ci sentiamo fratelli nel suo spirito, uniti nel vincolo santo della pace. Lui è la pace, lui è la gioia. Il Signore vi benedica, noi vi amiamo. Evviva Gesù, evviva Cristo Re! Evviva! Voglio ringraziarti per quello che mi hai di tutto per Cristo figlio tuo. Ogni mia canzone sarebbe stata triste senza di lui, sarebbe stata triste senza di lui. Alleluia, gloria al Signore. Amen. Gloria a Dio, alleluia, alleluia. Amen. Gloria al Signore. Ecco questa luce che mi investe, è come la luce di Cristo quando mi investì 12 anni or sono, peccatore, playboy, e un giorno in ascolto della parola di Dio, il discorso della montagna, le beatitudini, mi sentii toccato dalla mano di Gesù. Era lì ad aspettarmi il Signore risorto, Salvatore. Amen. A me, amen, alleluia. E allora ero lì in ascolto, io già adulto, come un bambino. E quando questa luce mi ha vestito di Gesù risorto, sono rinato, sono risorto con Lui. Alleluia. Fratelli, non c'è amore più grande dell'amore di Dio quando ti lasci investire, toccare dalla grazia. Giovani fratelli, l'ho sperimentato come San Paolo, sono caduto da cavallo, alleluia. Lasciatevi riconciliare con Dio, lasciatevi investire dalla grazia, siate semplici, umili, amatevi gli uni gli altri come dice Gesù, come Lui ci ha amati. Questo paese che ha dato la luce, missionari, tante belle vocazioni, brava gente, lavoratrice, generosa, lasciatevi investire dalla grazia, dall'amore di Dio. Amate la Chiesa, frequentate i sacramenti, basta un piccolo gesto, un sorriso, fratelli, e Gesù può operare nella vostra vita. Alleluia! Amen! Amen. Gesù è il Signore! Alleluia! Per aver guardato proprio a me, peccatore, in meglio di cantarti con la mia chitarra la gloria tua, oh Signore, io canterò la gloria tua, oh Signore. Io canterò. Insieme siete stati qui a lodarlo. E l'uomo vivente, dice il Salmo, è creato per la gloria, per la lode a Dio. Tutti coloro che andavano a Lui, quando Lui camminava per le strade di Galilea, ad ascoltare quest'uomo affascinante, tutti avevano bisogno di essere risanati dalla parola
di questo personaggio, Gesù di Nazareth. E ascoltando venivano guariti. Non respingeva mai nessuno di coloro che andavano a lui per essere risanati senza che venisse fatto da lui. Andavano incontro a lui. E anche noi possiamo ricevere la guarigione. Anche noi possiamo andare a lui questa sera e avere la pace. La guarigione più importante è la pace dello spirito, la pace interiore. E dopo quel canto, lasciati andare, ho sentito che noi possiamo chiedere a Gesù nel nostro cuore: guarisci le mie tristezze, guarisci le mie paure, le mie ansie, Gesù, benedetto nella mia vita. Guariscimi, Gesù. Tu non respingevi nessuno, tu l'hai detto. Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi ristorerò. E noi, Gesù, approfittiamo che tu l'hai detto, crediamo in te e nel nostro cuore, per noi e per i nostri cari, vogliamo chiederti la guarigione interiore, la pace, per essere tuoi testimoni, per essere la luce del mondo, il sale della terra, quello che tu vuoi. Essere operatori di pace, tuoi testimoni, essere strumenti docili all'azione del tuo spirito, del tuo amore. Gesù, vieni, Maranatà, vieni, Signore Gesù, guarisci, donaci la tua pace, perché possiamo diventare operatori di pace. E un attimo di silenzio nel nostro cuore, con la nostra mente, chiudendo gli occhi, cercando il volto di Gesù, diciamo: Gesù, eccomi qua, mi metto dinanzi a te, ti riconosco mio Signore e mio Salvatore, unico e Signore Salvatore della mia vita. Guariscimi, Signore, guariscimi, tu sai di quello che ho bisogno, guariscimi. Grazie, Signore Gesù, perché tu ascolti sempre, perché tu sei il Signore della vita, tu sei risorto e tu vivi in mezzo a noi. Signore, grazie, Signore Gesù, lode e gloria a Dio. Mio fratello Benito, con il quale abbiamo, alleluia, con il quale abbiamo visto le meraviglie di Dio in questi anni. Alleluia, alleluia, Benito. Abbiamo contemplato Dio, le meraviglie del tuo amore. Alleluia. Noi l'abbiamo veduto, noi l'abbiamo toccato, noi l'abbiamo udito. Veramente, fratelli, lo possiamo testimoniare. Per 20 anni lontano da Dio, dalla Chiesa, ma quando noi pensiamo un momentino dove stiamo andando, ci fermiamo e diciamo: bene, che cos'è la vita se non un inizio del cammino verso l'eternità, dono di Dio? E allora, quando ci sentiamo tristi, soli, angosciati, fermiamoci. Non ripetiamo su noi stessi, no,
guardiamo dentro di noi e lì troveremo il Signore che ci sta aspettando. Amen. Alleluia. Alleluia. Signore. Ora che ti sei in fondo al mio cuore, una gioia che non so contenere, con tutta la mia vita la gloria tua, oh Signore, io canterò. La gloria tua, oh Signore, io canterò. Alleluia, ah, alleluia, alleluia, ah, di lui.